Dopo un mese e mezzo torna al successo la Sieco Service Ortona, che spugna nel primo dei tre recuperi con un preziosissimo 3-1 il campo del Castellana Grotte. L'ultimo exploit risaliva al 3-0 sul Cantù, ma in casa abruzzese. Il 3-1, perso solo il primo set a 22, poi tre volte 25-23, il 3-1, si diceva, non solo è fondamentale per la posizione in classifica al giro di boa, terza piazza, utile per i turni secchi di Coppa Italia, che inizierà coi quarti mercoledì 10 febbraio al Palasport Ortonese, ore 20:30, avversario il Reggio nell'Emilia, ma ancor più perché si è rivista finalmente la migliore in Pavida, diretta felicemente dal solito Matteo Pedron, anche 4 punti per lui, che non ha sbagliato nulla in cabina di regia. Ma l'intera squadra ha esibito un gioco elegante e veloce contro l'ex Ottaviani, 16 punti per lui e compagni, facendo esordire per poche battute l'ucraino Shavrak, era ora. Insomma, solo buone notizie. Nel dettaglio, ben 23 punti per Cantagalli con il 51% offensivo. Da applausi le bande con 18 lunghezze di Felice 7 e 12 di Michele Marinelli, 55%. Ottima prova dei centrali, super Menicali, 73% per i suoi 12 punti, con tre muri vincenti, tanti quanti Simoni, 6 punti per il capitano. In A3 ha riposato la capolista Abba Pineto in attesa di ospitare in un match al vertice domenica 7 il Tuscania. In B sfiora il colpaccio l'Alba Adriatica, che cede solo al tie-break, peraltro i vantaggi, contro il quotato Ancona, turno di riposo per il Paglieta. Causa Covid in B1 femminile sono state rinviate entrambe le gare delle abruzzesi, con Netti Chieti contro il Sant'Elia e Altino contro il Cisterna. In B2 femminile, infine, la Rabona si aggiudica il vivace derby nelle immagini sul Teramo con un secco 3-0 a 20-18-14 parziali. Il sestetto di Manoppello Scalo sale a quota 4 ed è vice capolista, mentre Lestini e Soce restano a quota 3. Non fa punti e rimane a 0 il Gada Pescara 3, sconfitto per 3-0 sul parquet del Pagliare. We'll be right back.